Ciao ragazzi, riprendiamo con la nostra miniserie sulla gestione del secondo di cordata. Quindi oggi siamo all'episodio numero 2. Esatto, oggi andremo a vedere una sorta di paranchino che ci permetterà di calare per un po' di metri il secondo di cordata e non solo pochi centimetri come abbiamo visto nel video precedente. Un contesto classico in cui potremo applicare questa manovra è la caduta del frendino del rinvio su una cengetta più bassa di qualche metro. E naturalmente vogliamo recuperarlo sia per il suo valore ma anche per sicurezza per poterlo utilizzare nei tiri successivi. Attenzione ragazzi, questa manovra è delicata e può essere molto pericolosa se non effettuata a regola d'arte. Quindi va provata prima di metterla in pratica in parete, a terra, più volte possibilmente, e vanno obbligatoriamente utilizzati alcuni accorgimenti che vi faremo vedere nel video. Ok ragazzi, siamo in sosta, sto recuperandomi col in piastrina, ho necessità di calarla di qualche metro come dicevamo prima. Non posso farlo smanettando solo sul moschettone che vincola le corde perché ci metterei mezzo pomeriggio. Vediamo cosa possiamo fare. Come prima cosa, tenendo sempre le corde, questa di nuovo è un'opzione obbligatoria, andiamo a inserire un nodo autobloccante, il solito mashard, sulle corde in uscita senza mollarle. Ok, facciamo un bel po' di giri perché deve frizionare per bene e andiamo a fare un'asola di bloccaggio sotto per il massimo della sicurezza. Dopo questo passaggio fondamentale, nodo autobloccante mashard e asola o nodo che sia di blocco sotto, chiediamo al nostro secondo se può di scaricare temporaneamente le corde e andiamo a posizionare il nostro moschettone in verticale. Andiamo avanti. Se siamo su una cengetta o comunque su un bel terrazzino o uno scalino in cui riusciamo a mettere tutto il peso a carico naturale sui piedi, possiamo anche muoverci in questo assetto qua. Altrimenti, se siamo su una sosta super esposta appesi, dobbiamo accorciarci e quindi rendere l'asca la nostra autosicura. Può andar bene anche semplicemente un rinvio e scarichiamo i nostri barcaioli in questa maniera. Cosa ci occorre? Prendiamo un cordino in Kevlar, eccolo, lo sciogliamo e andiamo a collegarcelo sempre all'anello di servizio tramite un moschettone con un barcaiolo o comunque un'asolina. Ok, nodino tampone dietro, eccolo. Ora lo passiamo in sosta nel nostro moschettone di vertice. Bene, eccoci, abbastanza teso, e lo colleghiamo al moschettone che vincola le corde alla piastrina sempre con un barcaiolo, ok, senza mandarlo in tensione. Ricordo che ho sempre il mio nodo mashard con l'asola tampone sotto. Barcaiolo infilato come abbiamo già visto in un video, assolutamente vietato aprire il moschettone per inserire un'asola, dobbiamo fare il nostro barcaiolo infilato, il tutto in maniera abbastanza precisa. Detto ciò, altro passaggio obbligatorio, vado a mettermi i guanti, guanto di pelle o quello che stiamo utilizzando a seconda del contesto. Obbligatorio. Ottimo, vedete questo ramo qua, senza essere ancora in carico, deve essere più preciso, ok, più corto di un pochettino della nostra autosicura, perché in pratica noi, facendo peso con l'imbrago, andremo a scaricare il moschettone che vincola le corde e potremo calare
il nostro compagno. In questo caso qua posso calare mi colle. Attenzione, tutte queste accortezze, sia il mashard che i guanti eccetera, sono dovute al fatto che una volta che scarichiamo il nostro moschettone, ok, il secondo viaggia giù in basso come un missile, ok? Per cui è davvero una cosa pericolosa. Abbiamo l'autobloccante apposta, lo teniamo con i guanti e possiamo anche, sapendo per quanti metri più o meno dobbiamo calarlo, fare un nodo a un certo punto di ulteriore sicurezza, in modo da avere un tampone ulteriore. Procediamo con la calata. Vado a sciogliere la mia asola di sicurezza sotto il mashard e tengo assolutamente, come abbiamo detto, bene le corde in uscita. A questo punto, per calare mi col il vostro compagno, vado piano piano a caricare l'imbrago col mio cordino per iniziare a scaricare il moschettone sulla piastrina. In questo modo posso calare mi col fin dove voglio. Chiaramente trattasi di qualche metro, non posso, certo non posso calarla per 50 metri, in cui faremo la manovra successiva. Come scarico, lei va in blocco, mani sulle corde, obbligatorio. La manovra è complessa, c'è poco da dire, per cui dobbiamo stare attenti ai giri che fa il cordino, che non ci siano degli strozzi, a che tutto lavori in maniera lineare e precisa, per cui ci vuole addestramento e diverse prove. A seconda poi delle condizioni che ci troviamo in sosta, vedrete le misure cambiano parecchio. Calata conclusa, mi colla recuperato il friend, ora deve tornare su in sosta normalmente. Cosa facciamo per prima cosa? Asola tampone dietro il mashard per sicurezza, o anche un nodo semplice. Ora vado subito a sganciarmi il cordino, il kevra che ho messo, per scongiurare di mandarlo in tiro magari per sbaglio, e lo vado a slegare anche dal moschettone della piastrina. Siamo di nuovo in assetto di recupero del secondo, per cui tolgo la mia asola, tenendo le corde tolgo anche il mio nodo autobloccante mashard e mi vado a recuperare mi col che scala fino in sosta. Questa era la manovra. E secondo voi, se ci fossero 2 secondi di cordata, come gestiamo il tutto? Ci possono essere tanti casi in cui può venire utile applicare questa manovra. Mi viene in mente, per fare un esempio, il secondo che cade in traverso e finisce in una zona liscia. Come avevamo detto già in un video precedente, potremo aiutarlo con un paranchino d'aiuto, però dipende a che distanza è e in effetti quanto è liscia. E quanto potrebbe essere difficoltoso per atleti, eccetera, fare un paranco vero e proprio. In questo caso potremo calarlo invece di qualche metro finché non riprende delle prese e poi speriamo che passi. Ottimo ragazzi, allora mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e ci vediamo allora per il prossimo video, episodio 3. Ciao!